Buongiorno a tutte e a tutti. Bellissima l'analisi fatta oggi, contentissimo di tutti i contributi. Io penso che questo tipo di leggi, le leggi gemelle, che non a caso comunque sono state prima come decreto e poi come leggi emanate a pochissimi giorni di distanza l'una dall'altra, quindi Minniti Orlando, sicurezza urbana, non possano essere accettate supinamente in maniera generale senza che ci sia un lavoro collettivo ben studiato di propaganda. Sì, sicuramente il popolo italiano è mediamente ormai anestetizzato e cinico, ma io penso che stia accadendo una cosa ancora più grave, e cioè che si sta studiando un salvacondotto, un volano, un buco nella diga ben preciso per consentire che in qualche modo queste leggi vengano accettate, e questa cosa sta avvenendo sul corpo delle donne. Quest'estate io credo che si sia davvero ormai manifestata in maniera plateale la strumentalizzazione dello stupro, e quindi di quello che è un dolore, una violenza, una cicatrice, sia per fini razziali che per fini decoro securitari. Cioè, noi abbiamo che per esempio al Parco Nord una vecchietta viene violentata e un paio di giorni dopo Forza Nuova arriva e riesce a fare i cortei a Milano, a Niguarda. E noi abbiamo che a seconda se chi sia lo stupratore, sono stupratori di serie A, stupratori di serie B, per cui se è un carabiniere c'è un impatto mediatico in un certo modo, se sono i migranti vai con tutto quello che significa sicuramente criminalizzare a prescindere. Abbiamo sostanzialmente quindi proprio una rappresentazione quasi plastica del fatto che ci sia una distinzione da come viene rappresentato lo stupro nei confronti delle razze che lo pongono in essere. Noi come femministe l'abbiamo scritto in tutti i modi, noi non ce ne frega niente se la violenza ce la fa, chi ce la fa, per noi la violenza ce la può fare anche il nostro datore di lavoro, il nostro compagno, la violenza è domestica, quindi questo qui, ecco come utilizzare una cosa veramente gravissima come un volano culturale per concimare internamente nelle masse il desiderio di in questo caso creare un noi e un loro. La stessa cosa sta accadendo anche con il decoro, come dimenticare il sindaco di Firenze, Nardella, per il quale insomma veramente andrebbero chieste immediatamente le dimissioni per avere lui semplicemente dopo quello che è accaduto detto vabbè, ma Firenze è mica è Disneyland, insomma chi viene qui deve studiare, non può essere indecoroso o indecorosa, e quindi torniamo al discorso del decoro. Noi diciamo questo sindaco non a caso è stato lo stesso sindaco che quando sono stati sequestrati dei materiali agli abusivi li ha messi in piazza al pubblico ludibrio, viva la legalità è sequestrare le cose agli abusivi, lasciamo perdere insomma tutto quello che accade. Il decoro che abbiamo visto anche a Torino dove io voglio ricordare sono delle compagne di Non Una di Meno che per aver denunciato questa sentenza rispetto a una donna che tra l'altro era una lavoratrice che lavorava alla Croce Rossa che aveva subito delle molestie aveva denunciato dopo l'archiviazione del suo datore di lavoro praticamente perché lei non aveva gridato abbastanza, quindi anche lì no, questa cosa è sempre un po' larvata che tu devi dimostrarlo, che tu a seconda di come ti vesti, che tu lo devi gridare e fare e dire, insomma alla fine praticamente le compagne si sono trovate la Digos a casa la mattina, e così come a noi a Milano capita tutte le volte che andiamo in tribunale che vengono, scrivono pedissequamente tutto quello che facciamo, oppure la campagna del Messaggero. Prima fortunatamente qualcuno l'ha accennato, io la voglio ricordare, questa campagna tutta fondata sull'insicurezza, sulle telecamere, sul fatto che le strade buie, sul fatto che ci deve essere questo manuale, no? Che noi donne dobbiamo avere questo manuale per autodifenderci, che attenzione non è un'idea italiana, è un'idea tedesca, perché la stessa cosa è stata fatta ad Amburgo, subito dopo la notizia fake dello stupro di Capodanno, lì venne emanata questa ordinanza contingibile urgente dove si diceva alle donne che stavano a stare a casa. Io quando sono incavolata parlo in siciliano, scusatemi, è la natura catanese ogni tanto, l'Etna che si manifesta così a chilometri di distanza.
Per cui anche lì questa campagna di comunicazione, nella quale la donna è sempre messa in questa metropoli anonima, triste e buia, insomma, stati un po' tranquilla, stati un po' a casa. E quindi ecco, vediamo come tutto questo in realtà che cosa vuole portare, secondo me. Vuole portare non tanto a un controllo, ma a un autocontrollo, cioè io non ti devo nemmeno dire cosa devi fare, semplicemente direttamente siamo proprio alla forma di autocontrollo, quindi alla forma di stare dentro le case, di non vivere la socialità. Per cui abbiamo il paradosso per il quale lo Stato italiano, che io voglio ricordare, noi come movimento facciamo delle richieste molto precise che riguardano la formazione degli operatori sanitari, la formazione dei magistrati, la formazione delle forze di polizia, il fatto che non è consentito che nei processi per stupro, per esempio, vengano fatti dei riferimenti legati alla personalità o legati al comportamento, la narrazione tossica, per cui anche lì torniamo al fatto che lui poverino, il poesia passionale e bla e bla e bla, tutta una serie di violazioni deontologiche, etiche, di tutti i generi. Quindi questo Stato che taglia i soldi ai centri, o che peggio, vi racconto anche questa regione Lombardia, c'è una bella novità per la quale sostanzialmente se vuoi accedere al finanziamento, tu come centro antiviolenza devi dare due cose, intanto che la vittima deve rinunciare all'anonimato, e quindi anche lì torniamo al discorso del controllo, alla schedatura, ma soprattutto devi, sei un'incaricata di pubblico servizio, così come per esempio i lavoratori dei centri di accoglienza. E questo che cos'è sostanzialmente? Un obbligo di denuncia dal basso, perché se tu sei incaricato di pubblico servizio hai un obbligo di denuncia senza indugio. Per cui quindi quello Stato che non fa questo, non fa questo, non fa quello, non interviene, semplicemente che cosa fa? Decide di pompare tutto con questa fabbrica della paura. E quindi come conciliamo noi questa cosa che deve essere controllata, questa cosa delle telecamere, i militari nelle strade, con questa continua paura che si sta in questo momento consumando sui corpi delle donne? Quindi io adesso qui voglio ricordare però anche un'altra cosa, che oltre a esserci uno stupro di serie A e di serie B, sempre grazie al nostro carissimo ministro Minniti, di quale io, rispetto al quale immagino che oggi verranno chieste le dimissioni, oggi si comincia, è lo stesso ministro che ha anche creato gli accordi con la Libia, e là siamo alle vittime di serie A e di serie B, perché noi sappiamo per certo, perché Medici Senza Frontiere ha fatto la denuncia, che in questi campi di concentramento, in questi lager libici, avvengono violenze anche su donne incinte. Quindi oltre a esserci tutto quello che abbiamo, insomma, qua nel nostro condominio italiano, il nostro condominio italiano è arrivato anche a impattare sulle vite di tutte queste donne. Per cui io quello che chiedo è innanzitutto di seguire, di considerare che l'importanza che noi come rete femminista in questo momento stiamo assolutamente denunciando in tutti i modi il totale rifiuto dell'utilizzo strumentale dei nostri corpi per fini razziali e per fini securitari. Per cui il 28 saremo in tantissime piazze italiane, le compagne di Roma, avendo giustamente il messaggero messo lì proprio ormai come caso emblematico, sono portate un attimino avanti, sono state identificate, hanno avuto questa gestione della piazza assolutamente disinvolta, per essere insomma così un po' ironiche, però noi abbiamo questo grandissimo rifiuto. Faremo anche delle campagne dove rigettiamo al mittente difendiamoci dagli invasori. No, noi ci difendiamo a casa nostra, e tu potresti essere marito, fratello, compagno o datore di lavoro. Per cui queste cose sono assolutamente interconnesse, ed è importante, secondo me, analizzare e intercettare appunto il grimaldello culturale, propagandistico, ormai davvero insomma abbastanza pesante, che si sta utilizzando per irrorare le società di quante più forme di controllo e quante più forme di razzismo istituzionalizzato. Grazie.